Nadia è arrivata in questa parrocchia per i suoi servizi per le Iene. All'inizio è stata accolta come una giornalista, come tanti, ma nel giro di poco tempo mi sono accorta che veramente era una persona di cui ci si poteva fidare. Siamo diventati amici, ma l'esperienza più bella l'abbiamo fatta al capezzale dei nostri ammalati oncologici e mi sono accorto che tutte quelle persone sono tutte quante volate con Gesù. Ma mai avrei pensato che anche Nadia sarebbe un giorno prima di me andata in paradiso. Nadia era una giornalista onesta e anche coraggiosa. Nadia non aveva paura di niente e di nessuno. Lei entrava in empatia con le persone, per cui è diventata amica delle mamme orfane, le mamme che hanno perduto un bambino per cancro, ed è diventata amica anche delle persone che stavano in un letto di dolore. Io ricordo quando siamo andati a casa di queste qua, Filomena, che poi si è spenta a 28 anni. Mi sono reso conto che Nadia con lei entrava proprio in empatia, tanto è vero che lentamente io sono uscito fuori, sono sentito quasi un intruso. Nadia ci ha aiutato anche dopo, quando ormai era inchiodata in un letto di sofferenza negli ultimi mesi. Lei veramente ha unito il nord e il sud, noi le abbiamo voluto bene come se fosse stata una di noi, insomma, una donna di Caivano o una giornalista di Taranto o di Lecce, proprio perché aveva la capacità di entrare nel cuore delle persone. Ragazzi, sono io che mi scaldo! Nadia ha reso un grande servizio all'Italia e anche soprattutto agli ammalati oncologici, perché innanzitutto ha fatto vedere all'Italia intera che lei non aveva paura di chiamare il cancro con il suo nome. Noi qua in questa zona ancora non lo chiamiamo col proprio nome, diciamo la malattia, la brutta malattia. Lei non ha avuto paura di presentarsi davanti alle telecamere e dire questi non sono i miei capelli, questa è una parrucca. Ma soprattutto lei ha detto la vita è bella, per favore vivetela e va vissuta fino alla fine. Questo è un messaggio importantissimo per tutti quanti noi. Nel tempo della malattia c'è stata una corrispondenza soprattutto di messaggi. Io le mandavo un messaggio, lei rispondeva sempre e mi accorgevo che anche le sue riflessioni spirituali andavano abbastanza in alto. L'ultimo che le ho mandato era il 31 di luglio e ho visto che lei non lo ha neanche letto su WhatsApp, e quindi mi sono reso conto che evidentemente lei si andava aggravando. Qualche giorno dopo, penso, mi è arrivata la telefonata di Massimiliano delle Iene che mi, piangendo per la verità, mi diceva che Nadia si era molto aggravata e che avrebbe voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Quindi per me è stato un momento veramente molto, molto triste, ma ripeto, ho sentito subito che era mio dovere arrivare a Brescia quel giorno. Mando un abbraccio enorme.